Culturale 21 presenta Area Pascale, programma di attualità e cultura, ideato e condotto da Mario Michele Pascale. Area Pascale. Buonasera, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Area Pascale. Di cosa parleremo oggi? Beh, parleremo di azione, parleremo di liberal socialismo, parleremo di dialogo politico tra le generazioni. Lo faremo ospitando Simone Tannovi, che è consigliera di azione per l'ottavo municipio di Roma. Poi parleremo di Orsi, ma non solo di quello che accade tristemente in Trentino, ma anche della demonizzazione poi dei movimenti animalisti e del problema giuridico della condanna poi dell'animale. Ma andiamo con ordine e diamo il benvenuto a Simone Tannovi, giornalista, ripeto, consigliere dell'ottavo municipio di Roma, che anch'essa ha un passato e un presente e un futuro come attivista dei diritti animali. Buonasera Simonetta. Buonasera Mario Michele e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, andiamo con ordine. Allora, da che partiamo? Vogliamo partire da azione? Senza volerti tediare, io partirei da azione, scavalcando però a pie pari tutte le polemiche, anche francamente inutili a questo punto per i nostri radioascoltatori, tra Renzi e Calenda. Lanciamo il cuore oltre l'ostacolo. Calenda ha detto, beh, nonostante tutto quello che è successo, il progetto di costruire un polo terzo rispetto alla destra e alla sinistra va avanti e il banco di prova saranno le elezioni europee a venire. Ma in queste elezioni europee, azione, dove si collocherà? Si collocherà con i macroniani o farà un'apertura di credito sulla quale poi torneremo al Partito Socialista Europeo? Ma guarda, allora cogli il senso, penso, anche dell'incontro del nostro incontro radiofonico di oggi. Sicuramente il terzo polo ha sempre guardato molto a Macron, non a caso il terzo polo aveva questo sottotitolo di Renew Europe. Personalmente io credo che per il futuro del nostro paese, dell'Italia, sia necessario guardare a Macron, ma guardare anche a Sanchez. E poi nel corso del nostro incontro radiofonico sicuramente ci arriveremo. Io credo che Azione abbia la possibilità di ripartire da dove è nata. Io voglio ricordare che Azione è nata a novembre del 2019, spiegando che era un contenitore, che si tratta di un contenitore con all'interno tre radici culturali ben precise, quella liberale, quella popolare e quella socialista liberale. Azione si pone quindi già come un contenitore che guarda a diverse sensibilità politiche che possono convivere dandosi ovviamente degli obiettivi prioritari e una piattaforma programmatica comune. All'interno di questa piattaforma programmatica e degli obiettivi che Azione si dà per il rilancio del paese, ci sono dei temi molto ben caratterizzati rispetto alla sensibilità socialista liberale. La difesa della sanità pubblica. Azione è nata con un evento sulla sanità pubblica, quindi dando immediatamente il senso di quella che era la proposta politica, avere i piedi ben piantati a terra. Quindi il caposaldo del pensiero socialista liberale è poi welfare pubblico di qualità, istruzione pubblica da difendere e poi diritti e poi lavoro. Ecco, io credo che in una piattaforma programmatica dove questi capisaldi siano confermati, garantiti e ben raccontati, si possa arrivare alle elezioni europee mantenendo al suo interno anche sensibilità non strettamente socialiste popolari, ma magari più popolari e più liberali, ecco, perché poi alla fine la visione è unica. Certo, questa è una scommessa, perché poi nei partiti che definiti personali, perché mettono in bella mostra il nome di una personalità politica, no? Come il caso di Azione, che ha ben visibile il nome di Calenda, le correnti, definiamolo così, ma definiamolo in senso positivo, come portatrici di valori
sostanzialmente all'interno del dibattito politico interno ed esterno al partito, sono viste insomma un po' come un corpo estraneo. Tu mi racconti invece che in azione questo potrebbe essere ed è un punto di forza. È un punto di forza perché in realtà noi abbiamo sempre superato il concetto della corrente o dell'area, dando maggior focus al pragmatismo. Io voglio raccontare che la campagna elettorale delle amministrative romane, questa campagna del 2020-2021 che ha visto la lista Calenda Sindaco partire da zero e arrivare al 20%, quindi rappresentare un cittadino romano su quattro, è stato una campagna che si basava sui temi pragmatici del risanamento della città, a prescindere dalla sensibilità politica. Io credo che la sensibilità politica si possa declinare nelle cose reali, negli obiettivi concreti che servono a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. E quindi ecco la difesa della sanità, che è un tema trasversale a tutti, la difesa di un modello di istruzione pubblico vincente, una scuola di qualità, perché anche lì dobbiamo superare, ormai il tema non è più la scuola per tutti, adesso il tema è una scuola di qualità per tutti. Ecco, dei punti che superano il concetto delle correnti, ma che impattano fortemente sulla qualità della vita di ogni cittadino. Benissimo, adesso parliamo di liberal socialismo, perché quando noi poniamo questo tema troviamo varie interpretazioni. Ce n'è una storica, quella legata ai fratelli Rosselli sostanzialmente, che però sta lì, perché nasce in un contesto storico determinato, quello della crisi del sistema giolittiano, quello del fascismo e poi dell'antifascismo conseguente. Poi c'è Tony Blair, che non si sa quanto bene abbia fatto poi al nostro paese, perché siamo arrivati anche a un punto in cui, parlando di democrazia, si diceva, sulla scorta di quello che diceva poi Blair in Inghilterra, guardate che la più grande forma di democrazia è l'azionariato, cioè comprate azioni delle grandi aziende e potete governarle democraticamente. Drammaticamente sappiamo che questa cosa non è vero, fu una grossa presa in giro. Poi c'è un terzo filone, secondo me molto più produttivo e molto più serio, è quello che viene fuori dalla conferenza di Rimini, Merito e Bisogni, quindi dal lavoro del Partito Socialista, parliamo di Craxi, parliamo soprattutto però di Martelli. Allora, quando tu mi parli di liberal socialismo, cosa si intende? Sì, allora intanto lo decliniamo a doppia faccia, perché liberal socialismo o socialismo liberale sono poi alla fine danno il senso dello stesso obiettivo finale, partono magari da due punti ideali diversi ma hanno un obiettivo comune. Noi abbiamo nel nostro pantheon di riferimento i fratelli Rosselli, sarà anche datato, come giustamente tu hai ricordato, ma in realtà l'opera principale di Carlo Rosselli, Socialismo liberale, che voglio ricordare è stata scritta dal confino di Lipari, dove Carlo Rosselli era stato inviato dal regime fascista per aver aiutato Turati e Pertini, quindi sottolineo mille volte il nome di Turati e Pertini, secondo me ha ancora un'attualità fortissima. In Socialismo liberale il pensiero viene sviluppato in una definizione attorno a 13 tesi, e in queste 13 tesi io trovo attualissimo il concetto che, per esempio, il socialismo non si stabilisce dall'alto, ma si costruisce tutti i giorni dal basso, nelle coscienze, nella cultura, nei sindacati. Questo è un tema di un'attualità incredibile, così come il fatto che non è necessario, cioè che in realtà c'è bisogno solo di idee poche e chiare, di gente nuova e di amore per i problemi concreti. Eccolo lì, quando parliamo di pragmatismo, no? Cioè io queste sono parole che mi ritrovo scritte negli anni 40, me le ritrovo tutte oggi, come per esempio anche una delle tesi fondamentali di socialismo liberale è che il nuovo movimento socialista non dovrà essere il frutto di
appiccicature tra partiti e partitelli, no? Ma proprio un organismo nuovo che possa rappresentare una sintesi federativa di tutte le forze che si battono per la causa della libertà e del lavoro. Vedi, arriviamo ai giorni nostri, quindi non un partito unico che probabilmente si è cercato con sincerità di creare, ma che si è andato a scontrare intorno a questioni di difficile risoluzione, perché pratiche legate alla futura forma partito, ma invece riprendiamo in mano quella sintesi federativa che può rappresentare un polo per diverse sensibilità e quindi molto più accogliente che non lavorare verso un partito unitario, ecco, chiamiamolo così, perché poi partito unico è pure brutto, sì. Diciamo partito unitario, va. Allora, proprio per favorire la pluralità di voci all'interno di Azione, io so che il 4 maggio 2023 tu stai chiaramente insieme ad altri costruendo un evento, diritti civili e diritti sociali, i pilastri del pensiero liberal socialista, che ha questa particolarità, è impostata come dialogo tra le generazioni, ad un relatore, perdonami la parola, no? Attempato, ma forse è meglio dire con esperienza, viene messo un giovane che chiaramente viene dai vivai del partito o dintorni. Allora, perché questo evento? Noi ce lo siamo costruiti nel corso del tempo, crediamo che oggi sia veramente necessario parlare di socialismo liberale o di liberal socialismo. Io credo che sia veramente una ricetta che può rappresentare la bussola intorno alla quale orientare l'andamento dell'Italia, del nostro paese. Iniziamo con questo primo incontro, continueremo con altri incontri, andiamo a declinare nella vita quotidiana quelli che sono i pilastri del pensiero liberal socialista, quindi appunto la sanità pubblica, l'istruzione pubblica e i diritti delle famiglie, delle donne, delle persone. A seguire ci sarà un secondo incontro specifico sulla sanità e stiamo lavorando una sanità raccontata dal basso, perché faremo parlare i protagonisti, faremo parlare medici di base, medici ospedalieri, infermieri, e poi prima dell'estate ci sarà un terzo appuntamento sul lavoro, quindi quanto di più concreto, quanto di più impattante sulla vita quotidiana. Perché far parlare una voce più senior, la voce dell'esperienza, e una voce più junior? Intanto perché Azione raccoglie intorno a sé un vasto consenso tra persone under 30, sono tantissime le persone che hanno meno di 30 anni di età che si sono rivolte con entusiasmo e con fiducia a Carlo Calenda e alle proposte di Azione, quindi era bene anche dar voce a queste esperienze più giovani che però faticano a farsi strada nella vita, quindi garantire loro uno spazio di dibattito e di voce era importante, anche banalmente in un incontro pubblico come può essere un seminario, quello che noi organizziamo il 4 maggio, ma poi perché anche lavorare insieme su un tema come dire, confrontandoci tra una visione di una persona che magari ha concluso la sua fase più carrieristica e più di elaborazione della propria personalità, andarsi a confrontare su uno stesso tema nella fase propedeutica poi all'appuntamento finale del 4 maggio, è stato estremamente, andarsi a confrontare con una vista, con un occhio, con un'interpretazione di un ragazzo che è quasi un millennium, ragazzi nati negli anni 90, è stato estremamente stimolante per tutti i relatori, e quindi noi insomma crediamo che questa possa essere la formula giusta per affrontare tutti i temi. E il problema c'è, va affrontato, lo affrontiamo con la voce dell'esperienza, della conoscenza, ma anche con quella voce più giovane di persona che magari sta ancora studiando e che lotta tutti i giorni per il suo piccolo posto al sole, no? Oggi è estremamente difficile garantirlo alle persone più giovani, quindi anche farle parlare secondo me è importante in termini di autostima e di fiducia nelle proprie capacità. Benissimo, Simonetta, io prima di lasciarti però una provocazione piccola la devo fare, altrimenti non sarei io, no?
mi vergognerei di tornare a casa senza aver provocato il mio ospite. Allora, nell'universo cosiddetto centrista, terzopolista, liberale o liberal socialista, io spesso ho litigato con Mauro Del Bue, che fu direttore dell'Avanti Online, adesso è passato alla giustizia, no? E gli dicevo: ma guarda, tu insisti con questa posizione altra, diversa, però in quell'area politica lì oramai non ci sono più neanche spazi in piedi. Allora, in quest'area c'è Azione, ahimè c'è Matteo Renzi con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, ci sono i radicali, c'è tanta altra roba, insomma, si ci pone anche in quest'area qui parte del Partito Democratico. Allora, perché scegliere proprio Azione? In un panorama così affollato, dove poi i messaggi politici si sovrappongono per necessità di cosa? No, beh, la domanda ci sta tutta, ma io però la voglio anche superare, perché secondo me qui non è ancora tempo di scegliere un partito, una ricetta politica piuttosto che un'altra. Questa io credo che sia veramente la fase del dibattito. Io credo che questi sono anni veramente difficili. Serve un nuovo 1978. Perché mi riferisco al 1978? Il 1978 fu l'anno terribile degli anni di piombo, ma fu anche l'anno che vide realizzarsi tre riforme fondamentali, no? Che portarono poi a una laicità dello Stato italiano, a una svolta dello Stato, quindi la legge 194-1978 sull'interruzione di gravidanza volontaria, la legge 180-1978, la legge Basaglia, quella della chiusura dei manicomi, la legge 833-1978 che istituì il Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, se noi riusciamo nel dibattito, nel confronto, prima ancora che nella scelta partitica, nel dibattere insieme, nel ragionare insieme di temi come questi, cioè ricreare un 1978 oggi, ripartendo da quelli che sono i problemi del lavoro, cioè la nuova povertà che sta attanagliando gli italiani, ben 5.200.000 italiani vivacchiano tra lavoro nero, lavoro grigio e nuova povertà legata a contratti nazionali di lavoro impresentabili. Ecco, limitiamoci a questo. Ecco, questi sono i temi di cui bisogna dibattere. Se si riesce, prima ancora di scegliere il partito, a fare una coalizione, un gruppo ideale che spinge, come fu fatto nel 1978, quelle tre leggi lì vennero dal basso. Furono le istanze delle donne che occuparono il governo vecchio, le istanze delle famiglie che avevano i loro cari rinchiusi negli ospedali psichiatrici, la gente che non aveva neanche la famosa cassa mutua. Ecco, se noi oggi riusciamo a far partire un coro dal basso per riformare quelli che sono i temi che non funzionano in Italia, abbiamo fatto un grandissimo lavoro e poi arriva il partito. Ecco, io ho l'ambizione di vederla così e nel mio piccolo do una mano al mio partito, nel quale comunque mi riconosco, perché ha questa botta di novità, il fatto di voler mettere insieme sensibilità diverse e costringerle pragmaticamente sui temi a dialogare e a lavorare. Per me, secondo me può essere un laboratorio interessante per tutti. Benissimo, ben venga il 1978 con tutto il supportato riformatrice, in bocca al lupo a te Simonetta Novi. Grazie. Per il tuo percorso politico e diamo l'ultima notizia, lanciamo direttamente l'evento, abbiamo detto il 4 maggio 2023, dove, a che ora? Il Circolo dei Socialisti a Garbatella alle ore 18, vi aspettiamo per appunto questa riflessione sull'attualità del pensiero liberal-socialista declinato nella vita quotidiana. Benissimo. Grazie a tutti. È stata con noi Simonetta Novi, giornalista e consigliere municipale all'ottavo municipio di Roma. Grazie Simonetta, a presto. Grazie Mario e grazie a tutti gli ascoltatori. A presto.